Prostituzione in Venezuela. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video. Le donne giungono in Europa tramite voli provenienti da Colombia, Perù, Venezuela e Repubblica Dominicana, spesso con un visto turistico per la Spagna, attirate dalla prospettiva di lavoro domestico come colf. Tuttavia, una volta in Italia, si trovano di fronte alla cruda realtà, costrette a pagare ingenti somme mensili per un letto in affitto in un appartamento. Per ripagare i debiti del loro viaggio, l'unica opzione che viene loro offerta è quella di offrire prestazioni sessuali sui principali siti di incontri a luci rosse. Queste donne provengono da paesi caratterizzati da instabilità politica e diffusa violenza. Le rivolte civili, le attività di gruppi armati e la repressione delle forze dell'ordine creano un contesto favorevole per chi cerca di reclutare vittime tra le giovani donne, specialmente tra le madri sole. Molte di loro sono già state vittime di violenza nei loro paesi d'origine, hanno subito abusi durante l'adolescenza e continuano a essere vittime di violenza domestica una volta sposate. Le tattiche di manipolazione psicologica utilizzate per attirarle e convincerle a lasciare le loro case per sostenere le loro famiglie spesso sfruttano la strategia di emulazione di donne più anziane coinvolte nelle reti criminali. È particolarmente sconcertante notare che lo sfruttamento sessuale di queste donne provenienti dall'oltreoceano non si è mai interrotto nemmeno durante la pandemia, come sottolinea Irene Ciambezzi, coordinatrice del progetto europeo Miriam. Il fenomeno della prostituzione è profondamente radicato a Genova, come evidenziato dalle attività delle unità di strada del progetto regionale Hope This Helps, che hanno contattato quasi 400 donne nell'arco di un anno, scoprendo che tre quarti di esse sono di origine sudamericana. Tuttavia, il fenomeno non è confinato solo a questa città, ma si estende anche ad altre località italiane, come dimostrato dai contatti telefonici dei team rivolti alle donne impegnate nella prostituzione indoor. Lo sfruttamento a livello transnazionale continua a evolversi, sempre più concentrato sul web attraverso siti di annunci e performance erotiche dietro una webcam. È incredibile pensare che una donna, cresciuta in una cultura e in un contesto completamente diversi dal nostro, possa organizzare da sola luoghi, modalità di pagamento e persino video hard, tutto senza alcuna pressione esterna. Un caso emblematico è quello di Maria Luz, una donna incontrata dagli operatori dell'associazione di Don Oreste Benzi alla fine del 2021. Maria Luz, proveniente dal Perù, aveva lasciato il suo figlio disabile alla nonna prima di partire per la Spagna, convinta di avere trovato un lavoro stagionale come badante. Tuttavia si è ritrovata costretta a prostituirsi in Italia, lungo la via Emilia. Fortunatamente è stata aiutata a fuggire e a contattare l'organizzazione spagnola Fundación de Solidaridad Amaranta per tornare a Madrid prima della scadenza del visto. Purtroppo, il suo posto è stato già preso da un'altra donna proveniente dal Messico. Un'altra testimonianza struggente è quella di Gabriela, 31 anni, dal Brasile, che ha raccontato di essere stata costretta a subire richieste sessuali perverse, feticiste e violente dagli uomini che la contattavano. Gabriela ha vissuto in condizioni disperate e ha messo a repentaglio la propria vita molte volte, contrarre malattie sessualmente trasmissibili e subire aborti indotti. Grazie all'assistenza di un'associazione che l'ha sostenuta nel suo percorso di uscita dalla prostituzione qualche anno fa, oggi Gabriela è finalmente in grado di vivere la sua vita. È cruciale riconoscere l'importanza della fiducia e dell'accompagnamento sensibile al genere, culturalmente competente e consapevole delle specificità migratorie e religiose delle donne coinvolte. È fondamentale comprendere che ricostruire la fiducia nelle figure di supporto è un processo complesso e delicato per chi ha subito manipolazione psicologica e molteplici forme di discriminazione sia nel proprio paese d'origine che in Europa.
Come sottolineava Don Benzi, fondatore della comunità Papa Giovanni XXIII, dobbiamo essere presenti dove si trovano le persone più vulnerabili. Se le donne non sono più nelle strade, ma principalmente coinvolte nella prostituzione indoor o online, dobbiamo essere pronti ad andare dove esse si trovano. In conclusione, il fenomeno dello sfruttamento sessuale transnazionale delle donne sudamericane in Italia è un problema complesso e diffuso che richiede una risposta urgente e multidimensionale. Le testimonianze di donne come Maria Luz e Gabriela mettono in luce la drammatica realtà che molte di loro affrontano, costrette dalla disperazione e dalla manipolazione psicologica a vendere il proprio corpo per sopravvivere. È essenziale che le istituzioni, le organizzazioni non governative e la società nel suo complesso lavorino insieme per contrastare efficacemente questa forma estrema di violenza e sfruttamento. Questo impegno deve includere misure per garantire la protezione delle vittime, l'accesso a sostegno psicologico e legale, nonché azioni concrete per affrontare le radici strutturali del problema, tra cui l'instabilità politica, la violenza di genere e la povertà nei paesi di origine. Inoltre, è fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza e comprensione della complessità di questo fenomeno, sfatando miti e stereotipi e promuovendo un approccio basato sui diritti umani e sulla dignità delle persone coinvolte. Solo attraverso un impegno collettivo e una risposta integrata possiamo sperare di porre fine allo sfruttamento sessuale delle donne sudamericane in Italia e in tutto il mondo. La storia delle donne sudamericane coinvolte nello sfruttamento sessuale transnazionale in Italia ci offre molteplici insegnamenti su cui riflettere. Prima di tutto, ci rammenta che le migrazioni non sono semplici spostamenti geografici, ma esperienze complesse permeate da molteplici fattori, inclusi la povertà, la violenza e l'instabilità politica. Queste donne, spesso provenienti da contesti socio-economici precari e da paesi tormentati da conflitti e violenze, si trovano in una situazione di estrema vulnerabilità una volta giunte in Europa. L'inganno e la manipolazione giocano un ruolo cruciale nel perpetuare lo sfruttamento. Promesse di lavoro dignitoso e opportunità di sostentamento per se stesse e per le loro famiglie vengono distorti per fini malvagi. Maria Luz, che lascia il suo figlio disabile affidato alla nonna sperando in un lavoro stagionale in Spagna, si ritrova invece costretta a prostituirsi in Italia. Le promesse di un futuro migliore si trasformano in un incubo di abusi e privazioni. Le testimonianze di donne come Gabriela mettono in luce la brutalità e la disumanità dello sfruttamento sessuale. Costrette ad accettare richieste sessuali perverse e violente, queste donne vedono la loro dignità calpestata e la loro sicurezza minacciata ogni giorno. Gabriela, come molte altre, si trova a dover fare i conti con malattie sessualmente trasmissibili e aborti indotti, mettendo a repentaglio la propria vita per sopravvivere a una situazione di estrema oppressione. La loro resilienza e determinazione nel lottare per una vita dignitosa, nonostante le avversità, sono fonte di ispirazione. Grazie all'assistenza di organizzazioni che offrono supporto e solidarietà, alcune di queste donne riescono a liberarsi dalla trappola della prostituzione e a ricostruire le proprie vite. Tuttavia, il cammino verso la guarigione e il recupero della fiducia nelle istituzioni e nella società è lungo e tortuoso. La lezione principale che possiamo trarre da questa storia è che lo sfruttamento e la violenza non possono essere tollerati né ignorati. È nostro dovere individuale e collettivo combattere queste ingiustizie, proteggendo i più vulnerabili e promuovendo una cultura di rispetto, uguaglianza e solidarietà. Solo attraverso un impegno costante e congiunto possiamo sperare di porre fine a queste forme estreme di abuso e ingiustizia e costruire un mondo in cui ogni individuo possa vivere con dignità e libertà.
Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video.